Com'è possibile avvicinare i giovani e i decisori politici per dialogare sulle scelte che riguardano i primi, ma vengono prese dai secondi? Com'è possibile accendere nei giovani la passione della partecipazione? È possibile arrivare a delle scelte condivise? Noi ci abbiamo provato. Be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Progetto Giovani in Mobilitazione per Scelte Condivise è un'iniziativa promossa nell'ambito del programma europeo Gioventù in Azione, che si è posto l'obiettivo di mettere insieme un gruppo di giovani provenienti da diversi comuni della provincia di Palermo e iniziare un percorso di dialogo con i rispettivi amministratori locali. Yeah, a different city every night. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. Il progetto si è svolto da maggio a dicembre 2010 ed è stato un percorso di crescita e di confronto in cui durante i primi incontri ogni partecipante ha portato la propria esperienza, espresso la propria opinione e riflettuto su temi quali la partecipazione, l'informazione, la politica, la cittadinanza attiva. Nella preparazione all'incontro e confronto con gli amministratori locali, abbiamo riflettuto insieme sulle priorità della politica locale attraverso la sperimentazione di tecniche attive e non formali quali workshop, simulazioni e giochi di ruolo. Successivamente, in sottogruppi, ci siamo concentrati su tre temi prioritari per Gioventù in Azione: la disoccupazione giovanile, l'esclusione sociale e i cambiamenti climatici e l'ambiente. Di questi temi abbiamo discusso in alcuni incontri locali organizzati direttamente dai partecipanti presso alcuni comuni, incontrato giovani amministratori locali, raccogliendo opinioni, proposte e priorità. Per scelte condivise. Oggi sono riuniti 70 giovani e 30 amministratori locali per individuare le scelte e le priorità delle politiche comunali che riguardano i giovani. Da questa esperienza ci aspettiamo che i giovani possano intraprendere un cammino di confronto costante con i propri amministratori locali. Non ci aspettiamo sicuramente delle soluzioni che vengono fuori soltanto da questa esperienza, ma un passo alla volta di trovare la strada del dialogo. Da qui è stato successivamente organizzato un workshop di 2 giornate esteso a tutti i comuni della provincia di Palermo, che ha visto la partecipazione di 70 giovani e 30 amministratori locali. 2 giorni intensi in cui, suddivisi in sottogruppi, sono state individuate le priorità e le azioni concrete nell'ambito delle politiche giovanili locali. È stata redatta una carta degli impegni, presentata al pubblico e sottoscritta al termine della conferenza Giovani, Scelte e Futuro.
partecipazione per un assessore? Partecipazione è a livello personale un impegno forte per il proprio territorio, per il proprio comune, per la propria gente. All'interno di questo progetto lo ritengo un valore essenziale per poter condividere con tutti e con i giovani particolarmente le problematiche dei nostri territori, che sicuramente vivono un momento difficile. Dialogare con i giovani non è semplice ascolto. Dialogare è condivisione, corresponsabilità. Dialogare è permettere di decidere insieme. Dialogare significa rendere i giovani i protagonisti delle scelte e protagonisti vuol dire essere in prima fila. Dialogare significa discutere delle idee e confrontarsi. E per farlo è necessario trovare il luogo e lo spazio per farlo. Dialogo è passare dalla politica per i giovani alle politiche con i giovani. Dialogo è non fare camera e anticamera per incontrare il proprio amministratore. Dialogo è aspettare che l'uno finisca di esporre il proprio pensiero e poi esprimere quello proprio. Dialogare significa anche cambiare prospettiva e lasciarsi influenzare. Dialogo è spegnere il cellulare quando si è in riunione. Dialogo è rispetto. Dialogo è trovare il tempo che non sia una semplice comparsa, perché per ascoltare ci vuole tempo. Dialogo non è l'anticamera per fare carriera politica. Dialogare è partecipare,
esserci. Dialogo è chiederci cosa si aspettano i politici dai giovani e cosa si aspettano i giovani dai politici. Dialogo è iniziare a pensare che la politica non è solo cosa dei politici. Dialogare è anche riconoscere i diritti, i ruoli, i compiti e le competenze. Dialogo è fatica, impegno e costanza. Di certo i cambiamenti non si possono fare da oggi a domani, ma un passo alla volta. With a smile.